Ciao ragazze, allora oggi un video particolare perché chiaramente voglio farvi vedere un outfit, però un outfit un po' più serioso, un po' più da cerimonia, poi ognuno decide di metterlo dove vuole. Io personalmente questo vestito lo metterò non soltanto per andare a un matrimonio, ma perché insomma mi piace per una serata speciale, per quest'estate. E quest'abito mi è stato inviato da chicabiti.com, vi lascio comunque il link del sito nell'info box, perché per mostrarvelo me l'hanno regalato, perché hanno detto fai vedere se piace anche alle tue iscritte, perché comunque sia, stiamo parlando di abiti fatti su misura, abiti da cerimonia o abiti per una serata speciale, comunque da sera. Io ho fatto fare anche delle modifiche perché l'abito in realtà è lungo, vi lascio anche qui il link dell'abito che ho scelto io per mostrarlo, per riceverlo giù nell'info box, e però chiaramente potete adottare le modifiche che meglio credete. Loro, appunto, quello è il vantaggio di avere un abito fatto su misura. Sono abiti fatti anche con tessuti particolari, con tessuti più buoni, che comunque sia però vengono venduti a bassissimi prezzi rispetto a quello che sarebbe un vero abito da cerimonia venduto, diciamoci la verità, in un negozio. Questo perché si passa chiaramente dal produttore al consumatore, quindi si tagliano tutti gli altri costi. Io vi faccio vedere l'abito perché è un abito magico, perché può essere indossato. Io sto tutta giù in maniere strane, non ve lo sto ancora facendo vedere, perché può essere indossato in diversi modi. Questo qui in particolare penso in 4-5 modi, vi faccio vedere adesso. Allora, l'abito originariamente si presenta così, no? Con due maniche lunghe. Ripeto, io me lo sono fatta tagliare sopra il ginocchio perché non indosso molto gli abiti lunghi, ma questo originariamente è tutto così uguale, solo che è lungo fino alle caviglie ed è davvero bellissimo anche lungo se li portate. Io non li porto molto gli abiti lunghi, quindi volendolo sfruttare non potevo sfruttarlo. È originariamente fatto così, vedete? Maniche lunghe, collo fatto in questo modo molto molto semplice e maniche leggermente a pipistrello, ok? Poi chiaramente dietro è scollato. Ok, spero si sia visto tutto. Togliendo la manica, quindi staccando una manica, o questa qui, la prendo, no? La prendo fino in fondo e la giro, vedete? Come se dovessi girare una maglia al contrario. E questo che è uscito lo metto dentro, lo faccio passare giù. Bene, ecco il secondo modo di portare quest'abito. Monospalla, una spalla sì e una spalla no. E chiaramente potete fare la stessa operazione dall'altra parte, quindi se volete che questa spalla sia scoperta fate il contrario, lasciate questa qui lunga e qui la scoprite, semplicemente riportando la manica e infilandola dentro, e vedrete che se andate, dato che c'è un particolare gioco di cuciture in questa, non si può fare con tutti gli abiti, perché qui sono state studiate le cuciture appositamente per non essere viste poi quando si va a fare il cambio, ecco perché in particolare, praticamente vedete che si va a fare tutto quanto una ricciatura da questa parte, non si nota la manica che chiaramente è dentro, diventa semplicemente monospalla. Ora, togliamo le maniche, entrambe, ok? Perfetto, siamo a questo punto, vedete, ho tolto le maniche e adesso vado a prendere le maniche, stringere bene dietro e allegare il tutto dietro. E questo è il terzo modo, questo mi piace tantissimo, di portare l'abito a fascia, molto sfogo alla vostra fantasia, e rimangono soltanto appunto questo leggero spacchetto dietro che è molto carino. Il quarto modo è quello di prendere le maniche, passarle intorno al collo e portare il tutto e legare tutto dietro il collo. Devo dire che adoro anche questo taglio, semplicemente con le maniche legate dietro, vedete, va a fare proprio, si crea naturalmente quando andate a legare le maniche dietro questo tutto quanto, questo movimento davanti, davvero davvero bello. E poi avete la vostra schiena scoperta e le maniche legate dietro, vedete, io le ho nascoste, possono rimanere o così, no? O così facendo il nodo, oppure io le preferisco ancora di più, preferisco nasconderle se ce la facciamo. Preferisco nasconderle, vedete, prenderle, portarle davanti e nasconderle semplicemente all'interno di lato della scollatura, in modo da avere dietro nessuna manica che pende, comunque che fa da fiocco, nessun fiocco. Ultimo modo di indossarlo è semplicemente quello di girarlo, quindi non è più chiuso davanti, è scoperto dietro, ma è con una profonda scollatura davanti, poi qui abbinate con un bel reggiseno che vi fa una bella scollatura ancora più bello, e
poi la gonnellina davanti. Spero che il vestito comunque vi sia piaciuto, perché è bello, adesso a prescindere dai gusti, è bella la cosa di poter giocare e reinventare l'abito, un solo abito. Poi i colori, chiaramente io ho scelto questo blu elettrico, ma c'è una gamma di colori infinita e vastissima. Loro sono a vostra completa disposizione per ogni modifica, rettifica e tutto il resto, quindi davvero se vi piace e se potete usarlo per qualche occasione particolare, io ve lo consiglio. Vi lascio il link chiaramente del loro sito nell'info box, vi lascio anche la loro pagina Facebook, così se volete vedere novità con tutti i prezzi, tutte quante le cose. Io spero comunque di avervi tenuto compagnia in qualche modo.